Buonasera a tutti, benvenuti a Piazza Beretta 1812. Mi chiamo Mattia Mainardi, sono gelatiere, sono in compagnia del mio collega Luca Butazzoni. Siamo gelatieri presso una scuola di gelateria qui in provincia di Milano, Comprita l'Ateneum. Questa sera vi presenteremo il gelato salumato. Nello specifico abbineremo un gelato alla robiola con una coppa piacentina di OP. Inizio a comporre il piatto, così vediamo un po' di cosa si tratta. Abbiamo, per questa ricetta avremo bisogno di una misticanza, della coppa piacentina di OP, delle zucchine al forno, del pane leggermente tostato, del prezzemolo, della robiola fresca, una vinaigrette e del fior di sale. Inizio a comporre il piatto. Poi mettiamo delle zucchine, queste sono delle zucchine leggermente grigliate, poi passate in forno per una decina di minuti. Aggiungiamo dei pezzettini di pane, quindi dà un po' di croccantezza. Un pane comune, potete, in questo caso una baguette, potete usare anche dei crostini, quindi ancora più croccanti, e la robiola fresca. Questa robiola ci aiuta anche il bianco, come vedete risalta molto sul nero, quindi ci aiuta anche a dare dei contrasti oltre che di struttura anche di sapore. Passiamo al pezzo forte del piatto, che è la coppa piacentina DOP. Condiamo il tutto con una vinaigrette, quindi olio, sale e aceto. Un crostino di pane croccante, sempre con della robiola fresca. Lo mettiamo al centro del piatto. So come ultimo ingrediente abbiamo il nostro gelato e ne mettiamo una pallina. Al centro del piatto. Mettiamo ancora un po' di vinaigrette, un po' di fior di sale, e un po' di prezzemolo fresco. Allora, buonasera a tutti, sono Lorella, sono della cantina Valtidone. Adesso io vi presento due vini della cantina per cui lavoro io. Io lavoro in cantina Valtidone, la cantina Valtidone è una cantina che nasce in provincia di Piacenza, a Borgonovo Valtidone. Questa sera abbiamo deciso di farvi assaggiare un vitigno autentico e tipico e autoctono della nostra zona e un metodo classico. Due vini che abbiamo pensato possono essere opportuni nell'abbinamento al gelato salumato. Allora, iniziamo con l'ortrugo. L'ortrugo non è altro che un vitigno autoctono piacentino, è un DOC, quindi è una denominazione di origine controllata, è un semi aromatico, per cui è un vino molto versatile. A Piacenza noi ovviamente lo proponiamo nella versione frizzante, ferma e spumantizzata. Questa sera io vi faccio sentire la versione, diciamo, frizzante. Vi do due nozioni dal punto di vista della degustazione, ok? Il vitigno ortrugo, come vi dicevo, è un autoctono, per cui lo trovate solo a Piacenza. Dal punto di vista del colore, ricordatevi che deve essere sempre un giallo paglierino con dei riflessi verdognoli. Dal punto di vista olfattivo, è sicuramente un vino con delle note sia fruttate che floreali. Al palato lo troverete morbido e sicuramente con una percentuale di sapidità non eccessivamente spiccata, ma giusta. Proprio per queste caratteristiche organolettiche,
un vino che a seconda di come viene proposto nella versione frizzante, ferma o spumantizzata, va bene in abbinamento ai salumi, sicuramente alle carni bianche, sicuramente al pesce e sicuramente ai formaggi. Questo è l'Ortruga Armonia. L'altro prodotto che io vi volevo presentare è il nostro perlage. Questo è un metodo classico. Ovviamente la zona piacentina non è la zona tipica del metodo classico come può essere la Francia Corta, ma anche noi lo facciamo e sentirete che è un ottimo prodotto. È un 80% di Chardonnay e un 20% di Pinot Nero, rimane 30 mesi sui lieviti, è un vino molto interessante perché lo abbiniamo tranquillamente da aperitivo ma soprattutto sul pesce, sia sul pesce cotto che sulle crudité. Okay. Adesso vi do due nozioni anche per quanto riguarda il perlage della degustazione. Quando voi andate a degustare uno spumante, ricordatevi che bisogna sempre utilizzare il termine brillante e mai cristallino. Il colore è un giallo dorato brillante, sentirete delle note dei lieviti che aiutano la presa di spuma e poi sentirete delle note fruttate, delle note di frutta rossa e sicuramente di sali minerali. Ha un gusto persistente e veramente molto 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 fine e una notevole morbidezza. Come vi dicevo, questo vino va molto bene in abbinamento al pesce, va molto bene in abbinamento agli aperitivi e stasera avete la possibilità, tra le altre cose, di abbinarlo, appunto, avete mangiato la coppa piacentina, che comunque è un prodotto DOP, e avete la possibilità di assaggiare una DOC piacentina, che è ovviamente l'Ortruga Armonia e il Perlage.